Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. Ci siamo. Diamo un'occhiata dentro. Forza. È buio qui. Ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Ehi, c'è nessuno? Un attimo, la sensazione oppressiva dell'incubo avuto sul traghetto tornò. Diavolo! Dovevo riattaccare la corrente. Doveva esserci un quadro elettrico, un generatore da qualche parte sull'isola. Cottage sembrava uscito dagli anni 60, se non prima. I visitatori cominciano già ad arrivare per la festa del cervo. Ne ho appena incontrato uno sul traghetto, un famoso artista. Riuscirò a strappargli un'intervista? Ora via alle telefonate. Il cavo elettrico finisce in quel capanno. L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Forse lo sarebbe stata di nuovo. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Ci sono accese. Bel lavoro, tesoro. Mi do una rinfrescata e comincio a sistemare. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici, lì. Alice? Tesoro? Alan, sono di sopra. Ho una sorpresa per te. Beh, ciao. Non sono io la sorpresa. È nello studio. Da un'occhiata. Ok. Sorpresa! Alice, e questa cos'è? Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe... Dannazione, aiutato. Alice! Tu... Tutti voi cercate di... Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! No! Alan! Alan! Ah, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare.
situazione. Alice. Alice! No! No! Alice! L'oscurità pervase il cottage. La luce era saltata. Alice, arriva! Aiutami! Che diavolo! Alan! No! No! Ah! Stai lontano da me! Alice! Alice! No! Continua. Svegliati. Alice! Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto. Dovevo cercare aiuto a piedi.